Terre, sapori e vini ancora in vostra compagnia, un aggiornamento che arriva dal bel Piemonte, da Roero, da una terra meravigliosa che ci offre dei vini strepitosi. Abbiamo raggiunto un'altra cantina, Francesco Monchiero, siamo a Canale come comune e siamo nella cantina di famiglia. Dico bene, Francesco? Esattamente. Monchiero Carbone è un'azienda che, diciamo, si è trasferita in questa sede nel 1990, anche se pone le sue origini molto molto più indietro, quando la bisnonna da parte di mio padre Marco acquistò il primo vigneto di Monbirone, quindi stiamo parlando del 1918. C'è sempre stata, comunque la nostra famiglia ha sempre prodotto vino, ma diciamo con il 1990 e con il mio ingresso nell'azienda abbiamo sviluppato, diciamo, tutti i prodotti che si possono, tutte le uve che si possono coltivare nel Roero. Allora, Roero, vogliamo parlare di questa terra meravigliosa che qualche volta ha sofferto un po' la langa, nel senso che da roerini ci si è sentiti un pochino, in realtà no, Roero è meraviglioso, vive di una sua identità, di una sua luce, ha dei suoi prodotti, ha dei produttori, giovani come te che siete nati col vino, dai, parliamoci chiaro. Giovani, quasi ex giovani ormai, diciamo che sì, ho iniziato abbastanza da giovane perché ho finito gli studi della scuola enologica e forse quando ci siamo addirittura conosciuti con te ero poco più che ventenne. Roero, senza dubbio, diciamo che è una terra unica, è una terra rara, è una terra che può vivere di luce propria. Sì, possiamo dire che la vicinanza con le langhe in certi momenti ci ha fatto un pochettino di ombra, ma finalmente il Roero ha raggiunto una sua consapevolezza. Ci sono moltissime aziende che una volta non imbottigliavano, che con l'avvento della nuova generazione hanno iniziato la pratica dell'imbottigliamento, ma non soltanto, non basta imbottigliare un vino per dare della qualità, prima di tutto ricercando una qualità estrema con dei vigneti molto vecchi, perché comunque il Roero è di tradizione vitivinicola da secoli, quindi anche nel Roero ci sono delle vigne molto vecchie che lavorate nella giusta direzione, che poi trasformate e lavorate con tutto ciò che noi oggi sappiamo fare, si possono ottenere dei grandi vini con delle proprie caratteristiche. Ecco, allora arriviamo proprio a regalarci qualche istante con i vini che produce questa realtà agricola, perché voi siete un'azienda agricola. Noi a Monchiero Carbone è un'azienda agricola che oggi ha 28 ettari in proprietà, nella quale coltiviamo un po' tutte le varietà che ci sono nel Roero. Roero è una terra molto ricca, non soltanto di vite ma anche di altre piante arboree che danno, proprio piante da frutto che danno degli ottimi risultati, però noi parliamo giustamente di vite e abbiamo veramente tantissime varietà. Possiamo partire, diciamo, dalla varietà di bianco, quella un pochettino più semplice, quella un pochettino più quotidiana, che è la favorita. Poi logicamente arriviamo a ciò che è il re dei vitigni bianchi piemontesi, che è l'Arneis che nasce nel Roero. E poi naturalmente due grandi rossi che sono Barbera e soprattutto Nebbiolo. Esattamente. 30 secondi, dai. La Barbera per noi è un pezzo di cuore, come si dice, perché la prima vigna, appunto, che vi dicevo di Monbirone, che è acquistata dalla mia bisnonna, c'era Barbera. Oggi noi ancora coltiviamo Barbera e la Barbera è un vitigno che, se coltivato bene, facendo la giusta produzione, può dare dei grandissimi risultati. Noi appunto abbiamo questa etichetta Monbirone storica che imbottigliamo ormai dal 1961, quindi anche, diciamo, abbiamo più di 50 anni di storia. E poi c'è il Nebbiolo lo sappiamo tutti, è il re dei vitigni rossi italiani, paragonato abbondantemente al Pinot Nero. Io la prossima volta che vengo non ti intervisto più, ti do il microfono, ti lascio far tutto da solo perché sei bravissimo e te lo meriti. Tu con l'Arneis, io con il Nebbiolo, brindiamo a Roero, brindiamo a questi grandi vini e posso dire brindiamo alle famiglie del Roero, perché qui ci sono ancora tante aziende agricole, piccole, medie, un pochino più grandi, ma sono famiglie, questo è molto importante per il territorio. Grazie Francesco, cin cin, è arrivato il momento di andare a tavola. Hey.
Eccoci dunque all'interno del ristorante all'Enoteca, siamo a Canale d'Alba, sono con uno chef stellato, posso dire un amico, Davide Palluda? Puoi dirlo ad alta voce. Grazie Davide. Senti, noi abbiamo raggiunto il Roero, siamo tornati nel Roero per parlare dei vini di questo territorio che sono vini straordinari, però tu hai una cucina straordinaria che da sempre per certi versi accompagna i vini, cioè vi siete sempre uniti, questo è un dato di fatto. Posso dirti allora l'abbinamento cucina vini del Roero, ma tu devi parlarne e tu raccontalo loro. Ma innanzitutto io ho avuto la fortuna di cominciare la mia carriera quando nel 95, quando l'entità Roero cresceva e diventava realmente un'entità seria e concreta. Prima i grandi cru, parlo dal punto di vista enologico del Roero, erano nelle mani di grandi produttori di langa. Vero. Poi, si è preso coscienza di quello che si poteva fare sul nostro territorio e ho avuto appunto la fortuna di crescere poco per volta con la crescita che c'è stata esponenziale della popolarità e della qualità dei nostri vini. Ringrazio Pietro Marcellino che dalla regia ci ha proposto le immagini del territorio che sono immagini molto molto belle realizzate anche dall'alto. Abbracciamo due grandi vini, l'Arnese per quanto riguarda il bianco e il Roero chiaramente per i rossi. Davide, hai preparato due creazioni nuove, se ho ben capito. Nuove per ecco. te in anteprima. Ma io non ho parole. Userò te come cavia oggi. Va bene, guarda, faccio molto volentieri. Capirò se possono entrare nel menù o meno. Allora, con l'Arnese che cosa andiamo a gustarci? Perfetto, sposato insieme a questa insalata di lumache, che sono condite col burro chiarificato, cioè come si faceva da noi negli anni 50. Io ho fatto due piatti oggi per te, che hanno un forte richiamo alla nostra storia, alle nostre radici, ma sono assolutamente rivisti in chiave moderna, con un occhio nuovo. C'è molta tecnica in questi due piatti, ma non è evidente, non è il problema numero uno. Le lumache vengono bollite con delle erbe aromatiche, vengono asciugate, condite con il burro chiarificato, poi c'è un'aggiunta di un'insalata croccante, delle foglie di prezzemolo fritte, una cialdina fatta col prezzemolo sopra e le mele verdi. Hai visto? L'Arnese è perfetto. Direi che da come io poi andrò ad assaggiarlo, ma da come lo hai decantato, spiegato e raccontato, credo proprio che sia il matrimonio straordinario di questa terra. Poi invece là che cosa abbiamo, Davide? Qua abbiamo un raviolo bianco, quindi un raviolo senza uova. Negli anni 50 le uova venivano riservate a chi ne aveva veramente bisogno per lavorare, quindi la pasta veniva fatta senza uova. Noi abbiamo deciso di non più farlo bollire e condirlo in modo tradizionale, ma lo abbiamo piastrato, cotto la piastra, in omaggio a quelle nonne che facevano il raviolo da mangiare ai nipoti. Amici di Terre, Sapori e Vini, ancora una volta abbiamo dunque portato nelle vostre case le grandi prelibatezze d'Italia, in questo caso il Roero, i suoi vini, l'Arnese e il Roero, abbinati a due creazioni nuove dello chef stellato Davide Palluda, che abbraccio con grande affetto, ringrazio e soprattutto pubblicamente devo dire, se c'è uno chef che ho sempre amato, che ho sempre apprezzato, di cui credimi ho sempre parlato molto bene, anche perché insomma da buon roerino, è Davide Palluda. Grazie. Vi aspetto per i prossimi viaggi, le prossime avventure.